E ciao a tutti ragazzi, io sono Zobo e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con la mia top 10 anime sportivi. Ovviamente personale, quindi scrivetemi pure nei commenti la vostra opinione e scrivete anche se avreste lasciato questi o ne avreste messi altri. Detto questo, non vedo altro tempo e cominciamo subito il video. Skate the Infinity. La storia segue le vicende di Reki, uno studente del secondo anno del liceo amante dello skateboard, che viene improvvisamente coinvolto nell'S, una pericolosa gara underground senza regole che si tiene in una miniera abbandonata. Ranga, che è tornato in Giappone dal Canada e non ha mai fatto skateboard prima d'ora, viene coinvolto nella gara insieme a Reki. Partecipanti sleali, intelligenze artificiali e altri individui davvero unici si sfideranno in questa battaglia a skate giovanile. Chi riuscirà vincitore? Shakunetsu Kabaddi. Il protagonista è Tatsuya Yoigoshi, un ragazzo al primo anno del liceo che in passato fu asso della squadra di calcio. Nonostante abbia finito con l'odiare lo sport, viene invitato a far parte della squadra di Kabaddi, uno sport di contatto in cui i giocatori della squadra devono riuscire a toccare un avversario nella sua area di gioco e riuscire a fare ritorno nella propria parte di campo senza essere toccati o bloccati dagli avversari. Inizialmente non si mostra molto interessato, ma assistendo ai veri allenamenti inizierà a cambiare idea. Ballroom e Yokoso. Tatara Fujita è un ordinario studente delle medie che non riesce a trovare l'obiettivo della sua vita. Un giorno, un gruppo di delinquenti lo coinvolge in una rissa, ma viene prontamente salvato da un uomo misterioso, che subito dopo lo porta in una scuola di ballo. Ispirato da una ballerina di quella scuola, Shizuku Anaoka, e dal suo partner, un geniale ballerino di nome Kyoharu Hyodo, da quel momento in poi Tatara inizia a dedicare tutto se stesso al mondo della danza. Slam Dunk. Temuto per il suo caratteraccio e rispettato solo dai suoi amici d'infanzia, Hanamichi Sakuragi esce dalle scuole medie con l'obiettivo di ben 50 delusioni d'amore. La sua vita sembra subire una svolta quando il primo giorno di liceo conosce Haruko Akagi, che si avvicina a lui dandogli confidenza come nessuno aveva mai fatto prima, e notando sin da subito il fisico e la corporatura ideale per giocare a basket. Ciò che Hanamichi non può certo immaginare è che la passione della ragazza per lo sport è legata a due persone che si collocheranno in presa diretta come acerrimi rivali o ostacoli da superare per conquistare il cuore della ragazza. Il primo è il fratello di Haruko, Takenori, capitano della squadra e riluttante all'egocentrismo del rossino. E il secondo è il campione Kaede Rukawa, bel tenebroso che alle medie rappresenta il cuore della ragazza. Come aggraziarsi le simpatie del mastodontico fratellone e togliere dalla testa di Haruko il campione per eccellenza? Semplice, incominciando a giocare a basket. Divenire più abili di lui e farsi bello agli occhi dell'amata, più facile che dirsi che farsi, poiché l'arroganza della nostra testa calda è difficilmente compatibile al gioco e allo spirito di squadra con i compagni. Non sembreranno proprio spianare la strada per il successo. Ice Shield 21. Il protagonista è Sena Kobayakawa, un timido studente che sta per iniziare il primo anno di scuola superiore, senza immaginare che questo evento cambierà per sempre la sua vita. Viene infatti reclutato per il club di football americano, uno sport che non conosce, ma che ben presto diventerà la sua passione, volente o nolente. Infatti Sena è praticamente costretto dal folle Yoichi Hiruma ad unirsi alla squadra. Peccato però che oltre a loro due ci sia solo Ryokan Kurita. Quindi ora sorge un problema: dove troveranno gli altri 8 giocatori che servono per partecipare al primo torneo dell'anno? Hajime no Ippo. Ippo Makuyonuchi è uno studente di scuola superiore, costretto ad aiutare sua madre e gestire l'azienda ittica di famiglia. Non ha perciò molto tempo libero che hanno molti suoi coetanei. La sua vita, inoltre, è resa dura dai continui episodi di bullismo di cui è vittima. Proprio uno di questi episodi determinerà l'occasione per Ippo di imprimere una svolta finalmente alla sua vita. Verrà infatti salvato dal pugile professionista di nome Takamura e deciderà di seguirne le orme, iniziando agli allenamenti per diventare lui stesso il miglior pugile. Yowamushi Pedal. L'otaku Sakamichi Onoda si è appena iscritto al liceo e vorrebbe entrare nel club di anime. Alle medie, Onoda non aveva amici con cui parlare di anime, giochi e argomenti otaku. La sua speranza è dunque di poter fare amicizia con i membri del club di anime, ma scopre che è stato sciolto. Al fine di riaprire il club, cerca di trovare altre 4 persone con le voglia di mettere su un club del genere. Fin quando era un ragazzino, Onoda ha cavalcato la sua Mamachari, una bicicletta ingombrante utilizzata principalmente per brevi percorsi, per gioco, andare a fare la spesa o per scorrazzare ad Akihabara ogni settimana per comprare oggetti otaku. Shunsuke Imaizumi, un ciclista, durante i suoi allenamenti nota Onoda in sella alla sua bicicletta su una strada ripida. Un altro ciclista invece, la matricola Shokichi Naruko, specializzato in gare su strada, si reca ad Akihabara per comprare alcuni modelli di Gundam per i suoi fratellini minori e incontra Onoda. L'abilità in bicicletta di questo povero otaku balza subito agli occhi del navigato ciclista, catturandone l'attenzione, scoprendo di essere nella sua stessa scuola. Sia Naruko che Imaizumi cercano di convincere Onoda ad entrare nel club di ciclismo. Riusciranno a convincerlo? Aoashi. La storia del giovane Ashita Oi, studente del terzo anno delle medie, e dal suo incontro con Tatsuya Fukuda. Ashito, nonostante abbia talento, è un ragazzo difficile, ma Fukuda crede in lui e lo invita a unirsi alla sua squadra di calcio. Questo ragazzo potrebbe cambiare il volto del calcio giapponese in qualsiasi istante. Ci riuscirà? Rocky Joe. Joe è un ragazzo dei bassi fondi di Tokyo, orfano di entrambi i genitori, che vive di espedienti. Un giorno, un ubriacone lo urta e Joe, infastidito, lo allontana con un potentissimo diretto. La reazione del vecchio è del tutto inaspettata e lì infatti è Danbei Tange,
un grande allenatore di box, ritiratosi dopo l'ennesima sconfitta, che si è dato all'oblio dell'alcol. Nasce così un breve sodalizio fra i due, il primo interessato a scroccare al vecchio cibo gratis e alloggio, il secondo convinto di poter fare di Joe il pugile del domani. Il protagonista finge di allenarsi, ma in realtà passa il suo tempo a cacciarsi nei guai, e così finisce in prigione. Ma Danbei non si scoraggia e continua ostinatamente a spedirgli lezioni di box tramite lettera. Major. Goro è un bambino di 5 anni con una grande passione per il baseball, ereditata dal padre Shigeharu, giocatore professionista degli Yokohama Blue Oceans. Orfano di madre, persa un paio di anni prima, Goro ammira tantissimo il padre, non tanto per i suoi risultati sportivi, bensì per la sua forza d'animo. Shigeharu, infatti, nonostante dopo la morte della moglie, abbia attraversato una serie di infortuni che gli hanno fatto perdere il posto da lanciatore titolare, facendolo retrocedere nella seconda squadra, non ha mai smesso di allenarsi e di lottare per tornare a giocare in prima squadra, cercando di rinnovarsi anche quando il titolo sembrava ormai inevitabile. La passione e l'amore per il baseball di Shigeharu sono stati integralmente ereditati dal figlio, che a dispetto della giovane età già ne conosce tutte le basi e saliva ogni giorno nel cortile dell'asilo. È proprio durante una di queste sessioni di allenamento che Momoko, una delle maestre dell'asilo, si interessa a Goro e ai suoi lanci, arrivando presto a conoscere e affezionarsi sia a Goro che a Shigeharu, che sia l'occasione per il piccolo Goro di conoscere nuovamente l'amore di una madre, dopo aver troppo prematuramente perso la propria. Ragazzi, il video termina qui, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanellina se non volete perdermi nuovi video su questo canale, ed anche di passare in descrizione dai miei altri social. Tutto questo, scrivetemi pure qua sotto con un bel commento cosa ne pensate di questa top 10, e scrivetemi anche le vostre opinioni personali, ma noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre a tema anime.